Partita a senso unico e centesima vittoria per Capello in gare ufficiali da allenatore della Roma. Una Roma da subito padrona del match, una Roma che ha 8 punti in più rispetto allo scorso campionato dopo 10 giornate. Bologna imbarazzante. Stupisce in una squadra allenata da Mazzone la mancanza di carattere, la passività, direi l'arrendevolezza. Ed è sembrato anche tardivo l'inserimento di Pecchia a situazione ampiamente compromessa. Andiamo a vedere il montaggio firmato da Alberto Caroli, che comincia con l'iniziativa di oggi insieme all'UNICEF del mondo del calcio per i diritti dell'infanzia. Lo slogan odierno: per ogni bambino salute, scuola, uguaglianza, protezione. Interamente occupata dai tifosi della Roma, la curva San Luca dello stadio di Bologna. Roma che prova con Emerson per Cassano, che tenta il colpo di tacco, si salva Pagliuca, ma Pisa Creta vede bene il fuorigioco di Cassano. Poi da corner Montella va a cercare Totti, che si coordina e dal limite scarica il sinistro senza pressione. 82esimo gol in Serie A per il capitano della Roma. Stupito, sorpreso Pagliuca, perfetta la coordinazione di Totti, che ha potuto tirare in assoluta libertà. Poi ancora Totti, che prova un pezzo classico del suo repertorio. Nessuna pressione su chi porta palla e su chi prova anche le conclusioni nella Roma. Qui Pagliuca si salva su Montella. Mazzone capisce che la giornata sta prendendo una brutta piega. Guardate Troisi, si stacca da Cassano, che ha il modo di tirare. Pagliuca a mano aperta, ma c'è Montella. Quinto centro in questo campionato, 112esimo per Montella in Serie A. Parte in posizione regolare Montella, resiste al tentativo di trattenuta di Juarez e mette dentro. Totti, Cassano, che aspetta il perfetto inserimento di Mancini, controlla il brasiliano. Grande intervento di Pagliuca, che si arrabbia con i suoi. I romanisti arrivano da tutte le parti. Da corner Mancini, Totti, non c'è Chivu, oggi gioca dal primo minuto Panucci, che segna, diventa l'11esimo giocatore della Roma ad andare in gol in questo campionato, il 13esimo nelle gare ufficiali di questa stagione dei giallorossi. Prova Totti, si oppone con i pugni Pagliuca, poi Cassano, guardate, arretra la linea difensiva del Bologna e può tirare Cassano. Il primo tiro del Bologna, firma dalla Bona, è questo ed arriva al 42esimo del primo tempo. Nell'intervallo, all'inizio della ripresa, alcuni ultras rossoblu sono saliti in tribuna d'onore ed hanno contestato l'azionista di riferimento del Bologna, Gazzoni Frascara, che ha lasciato la tribuna d'onore dopo il gol di Cassano. Eccolo, da Totti a Cassano, Troisi, molto timido, si stacca a Cassano e scarica il destro, vincente. Va poi a festeggiare sotto la curva occupata dai tifosi della Roma, davvero un momento d'oro nella carriera di Cassano. Poi Cassano, sulla spinta di Natali, occasione d'oro per Totti, che sbaglia stavolta. Mazzone manda in campo Gamberini per Guglielmo Impietro, Pecchia per Amoroso e Tare per Bellucci nella Roma. Leggero infortunio per Dacur, sostituito da Tommasi, qualche problemino anche per Panucci, entra in campo Dellas al suo posto. Prova la sorpresa, Totti, attento Pagliuca sul primo palo, ormai si rassegna Mazzone, davvero una brutta giornata, tra le peggiori della sua splendida carriera di allenatore. A Roma potrebbe segnare ancora Cassano con l'interno del destro, in maniera plastica Pagliuca, poi da Rossini a Pecchia, che prova un po' a scuotere i suoi, destro e palo esterno. Alla fine salirà a 685 minuti l'imbattibilità di Perizzoli. Bravo Fortunato, qui forse riesce a deviare, tant'è vero che Collina ha concesso il corner. Poi da Rossini a Dallabona, che non trova il bersaglio. Chance ancora nel finale. Cassano, vedete quanta libertà per Cassano, che chiude troppo il suo sinistro. Nel finale tenta il pallonetto dalla grande distanza Tommasi. Finisce sullo 0-4, sognano i tifosi della Roma, che non subisce gol in campionato da 7 turni, riflette Mazzone sui problemi del Bologna. È vero, mancano Signori, Locatelli, Zaccardo, Zanchi e Nervo, ma questo non può bastare per spiegare le difficoltà di una squadra che ha ottenuto 2 punti nelle ultime 7 giornate. È tutto, linea allo studio.